Sì, prova, prova. Prova? Prova. Sì, Ah, non è prova. che detto che sono di quelle Prova. cose. Ok. Quindi che sono naturalistici. Sì. Avvicinati. E ci troviamo qui dove altre volte ci siamo ritrovati con l'amico Vito Barresi. Qui dietro di noi purtroppo qualche mese fa c'è stata una tragedia dove tre stranieri hanno perso la vita in uno scoppio di uno di quei rimorchiatori che adesso sono al largo, quelli più grossi che stanno guardando verso la piattaforma che tra poco vedremo la nostra destra, dove ci sono, dove impazza tra virgolette il Carnival Race, che ieri ha visto una grande esibizione del gruppo Voce Bossi, praticamente dove si sono messi in prima linea, dove poco c'entrano a che fare. Comunque noi qui adesso siamo ovviamente per altra cosa. C'è l'area Sensi che ha dato inizio, cioè almeno sono stati dati inizio ai lavori in Pompa Magna, dove il comune, anche lì, così come al Carnival Race, non c'entra né dalla porta della festa, ma soltanto per le autorizzazioni, per dovere di ospitalità. Ciao ciao a tutti coloro che sono questo pomeriggio al nostro ascolto, seguiteci anche dopo perché non solo con la diretta ma anche guardando il video che viene registrato e che poi il buon Giovanni rimanda di nuovo in onda sia sul canale social che lo riguarda, che fa il suo nome, e sia a volte anche sul suo YouTube, e quindi potete seguirci come oggi pomeriggio, un pomeriggio bellissimo, siamo a febbraio, siamo in pieno carnevale, è un momento in cui la natura si appresta a raggiungere finalmente il primo approdo che tutti aspettano, forse l'approdo poeticamente e letterariamente più alto, che è quello della primavera, che altrimenti detto in senso religioso è quello della passione e poi della resurrezione. E io partirei da questo elemento, cioè la passione e la resurrezione, perché si dovrebbe dire fondamentalmente che quello che noi vediamo di fronte a noi, dopo una lunga, lunghissima passione, possa trovare finalmente la sua resurrezione. È una delle aree più belle che ci sono nella nostra città e lungo la costa ionica crotonese. È un'area che ha delle caratteristiche speciali che sicuramente gli urbanisti, gli architetti, coloro che hanno a cuore la visione del paesaggio e la visione dei servizi e dell'architettura nella nostra città accoglieranno appieno. Per cui in premessa io farei un grande appello all'ordine degli architetti perché tutti questi giovani architetti e architette di Crotone guardino con attenzione a questo meraviglioso strumento che può essere l'area ex Sensi, l'area ex ABC, a disposizione della qualità della vita, del paesaggio, della bellezza del nostro luogo. Siamo sotto, di fronte a noi abbiamo di tutta evidenza, siamo sotto il quartiere storico, la vecchia città di Crotone, siamo di fronte al castello di Carlo V. Questa è un'area completamente connessa, una rete urbana ben precisa che non potrà essere lasciata dopo la lunga passione senza una vera, grande e autentica resurrezione. Quindi il primo grande appello, anzi questi lavori sono arrivati con notevolissimo ritardo, il primo grande appello è soprattutto a tutti i giovani architetti e alle architette di cominciare proprio a guardare con un occhio diverso, con la loro prospettiva professionale, a questa area straordinariamente bella, e vi dirò fra poco perché è bella e perché secondo me dal punto di vista storico e dal punto di vista sociologico ha delle caratteristiche, delle apprezzabilità uniche in Europa perché si trova nel Mediterraneo.
Allora, questo che veniva chiamato ABC un tempo, praticamente viene costruito alla fine degli anni 50, inizio anni 60 se non vado errato, e aveva, ci sono ancora la base, noi vediamo la forma dei silos, perché le navi praticamente approdavano qui sulla nostra destra, con un oleodotto scaricavano praticamente la benzina, perché c'era la Gulf, cosiddetta Gulf, al tempo che praticamente qui la, diciamo, la base per poter poi portare i camion dappertutto, quindi rifornire i benzinai. Questa era la nascita, poi c'era un cattivo odore, praticamente qui lo ispiravamo tutti, ci venivamo a giocare a calcio, e il sindaco ovviamente anche lì ha voluto dare una lezione, come se noi venissimo praticamente dall'Uganda, dallo Zambia, non lo so, cioè pensando che tutti quanti siamo ciucci imbardati, e quindi lui ci ha voluto dare una lezione di che cos'era la storia, ma forse questo non se lo ricorda nemmeno lui. Poi è intervenuto Sensi, ex presidente della Roma Calcio, ha portato questa sua struttura a Vibo, ed è a Vibo che è la sede dove c'è stato questo piccolo investimento, perché devono fare solo una ripulita. Sì, è un investimento di 125.000 euro per ripulire e riportare a dignità, come dire, civica, un'area vergognosamente abbandonata dalle precedenti amministrazioni, e per la parte che riguarda abbandonata anche dall'attuale amministrazione in questi 2 anni e mezzo di attività, su cui però cominciano ad aleggiare straordinarie ambiguità e opacità che fanno davvero impressione. Per tutti coloro che vogliono avere la prima contezza delle ambiguità e delle opacità di quello che sta accadendo su quest'area, che è appetito della speculazione edilizia, che è un piatto forte per la possibile speculazione edilizia, basta vedere una cosa fondamentale: il cartello che il comune di Crotone ha affisso per dare semplicemente una scia, cioè per dire che questi lavori di pulizia possono essere realizzati. Il comune di Crotone fa questa scia e propone questi lavori sicuramente perché è un atto dovuto, immediato, di estrema urgenza. Fra l'altro, no, non rompessero le scatole, perché per dirlo lo abbiamo dovuto urlare più volte, sia Giovanni che io, ci siamo ritrovati in piena estate più volte addirittura a far vedere il lucchetto che mancava, sostenendo quello che era a tutti evidente, che se qua dentro ci fossero passati 2 o 3 bambini cadendo in una fossa oppure in un qualche cosa di pericoloso, avremmo avuto incidenti tanto gravi come quello avvenuto ad appena 5-6 metri da qui durante l'estate, quando è scoppiata una barca che era venuta nel nostro porto con il luttuoso evento di 2 operai dimenticati. Ancora stiamo aspettando il lutto di 3 operai dimenticati stranieri, stiamo aspettando il lutto cittadino che avrebbe dovuto proclamare il sindaco Voce, e stiamo aspettando anche le parole delle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL sul lavoro nero, che invece sugli stranieri soprattutto, che invece non sono venuti, per non dirti di quelli del terzo settore, che quando si scavigliano un marocchino dicono 50.000 parole contro il razzismo. Su questi 3 non hanno detto assolutamente nessuna parola, e non siamo ancora, però fanno fatture. Non siamo ancora in grado di capire per quale motivo questa omertà e questo silenzio. Però io vorrei andare sul propositivo: visto che il comune ha iniziato questa opera, intanto bisogna dire, ma questo terreno, questi 17.000 metri quadrati che ritornano alla collettività, almeno adesso con un minimo di decoro e di pulizia interna, di chi sono? Sono del demanio marittimo? Sono dell'autorità portuale di Gioia Tauro? Sono del comune di Crotone? 3 punti interrogativi che io credo sia necessario chiarire, perché il cartello messo dal comune di Crotone a nome e per titolo della società Meridionale Petroli, che spende 125.000 euro per ripulire un'area di sua proprietà, un'area in suo uso più che di sua proprietà, il cartello non ci dice se questa area appartiene a tutti noi cittadini di Crotone o appartiene a Gioia Tauro, perché se questa appartiene a Gioia Tauro c'è un ragionamento, se questa appartiene invece a tutti i cittadini di Crotone, cioè al comune di Crotone o eventualmente al demanio marittimo dello Stato, le cose cambiano diversamente. Che cosa voglio dire in buona sostanza con questo? Che appena noi sappiamo qual è la proprietà, scatta il problema di capire qual è la destinazione d'uso.
Allora, tu hai visto, abbiamo seguito un'intervista, io non so se era un nocche, era un mozzo, quello lì che ha parlato dell'ammiraglio Merendez. Esatto, perché ovviamente ha parlato, vediamo mo che facciamo, mo giriamo, mo votiamo, forse facciamo 3 grattacieli, 5 case, 4 garage, vedete un po' voi, perché ci sono quei falliti mattonari che stanno aleggiando da tempo perché vogliono fare i cavoli loro, quando qui potrebbe essere un'area praticamente per fare concerti, manifestazioni, fiere, su qualcosa che è qui, come dicevi tu giustamente, fare una bellissima passeggiata dove ci troviamo, cioè renderlo fruibile, perché questo è un posto bellissimo al netto di questi mostri che abbiamo a mare. Ma il punto fondamentale è questo qui. Io ho sentito pure questa allarmante intervista che è stata fatta in televisione, non so da chi con precisione, ma resto dico allarmante perché resto allarmato dalle parole confuse che sono state dette a tal proposito. Il primo problema vero è capire di chi è quest'area e qual è la destinazione d'uso che di quest'area se ne vorrà fare. Allora noi vediamo che questa è un'area di una preziosità unica, non solo perché il waterfront, come si riempiono sempre la bocca, ma più waterfront di questo non ce n'è. Ed è un waterfront che si potrebbe dire che è una zona libera, un'area libera, a totale connessione con quella che è la città di Crotone, la vecchia città di Crotone, il vecchio borgo marinaro, e dunque è lì che deve dare supporto, che deve dare servizi. Tu facevi accenno ad un'idea, è un'idea progettuale su cui si potrebbe cominciare già a lavorare, cioè dare valorizzazione alla destinazione d'uso come area della cultura e come area dello spettacolo. E perché no, si potrebbero dire tante tante cose, persino parlare di un museo marinaro che nella nostra città per esempio manca, perché proprio qui, in questo stesso posto dove c'era la BC, è nata la prima industria della Calabria, non l'ultima. Si chiamava Ansaldo Cantieri, ci sono le fotografie. Dobbiamo ricordare che il buon Andrea Pesavento, che è un grandissimo esperto, un grande sociologo e un grande storico sociale, che si è dedicato per tutta la vita a riscoprire le qualità della nostra città e della nostra storia, si è di Bassano del Grappa, e fra l'altro ha fatto l'università di sociologia a Trento negli anni d'oro, quelli cosiddetti terroristici si potrebbe dire, ma non erano così perché c'erano il fiorfiore delle intelligenze italiane e internazionali in quella realtà. Ma proprio qui nasceva la prima industria nel 1916 di Crotone e della Calabria, cioè nasceva l'Ansaldo Cantieri, che era direttamente connessa alla parte a noi geograficamente più vicina. Noi siamo molto lontani da Reggio Calabria, siamo un po' troppo vicini a Casciolino, ma siamo parte, parte naturale del Golfo di Taranto. Parlando di cantieri, tu hai detto, il sindaco ha detto che noi abbiamo un assessore che costruiva una nave di 1 miliardo di euro all'anno lì all'Ansaldo, alla Fincantieri e alla Spesa. No, parlando di questo, perché voglio dire, questa è una zona che, ritornando a bomba, deve essere riqualificata con una destinazione ben precisa. Bisogna sapere prima di tutto chi è la proprietà per sapere le responsabilità che ci sono, e soprattutto bisogna far concludere questi primi 120.000 euro di pulizia e di rottamazione che in buona sostanza si devono realizzare, per fare poi intervenire le altre autorità necessarie, penso all'ARPACAL, penso a tutti gli altri strumenti, strutture e istituzioni che sono idonee per capire se qui ci vuole un piano di caratterizzazione che dirà qual è il livello di criticità dell'inquinamento, cioè se è un inquinamento che ha toccato in profondità o se è un inquinamento che può essere tranquillamente rimosso e messo in sicurezza. Ma dopodiché, dopo aver fatto questa operazione, il sindaco ci deve dire se, perché lui lo sa, essendo la persona, il cittadino che è vocato, anzi che ha il dovere civico di svolgere questa attività, per il suo appannaggio di circa 100.000 euro all'anno come stipendio da super manager nella città più povera d'Italia, il sindaco dovrà dirci quali sono gli appetiti immobiliari che eventualmente la speculazione edilizia o la speculazione economica o l'interesse politico locale hanno su quest'area. Perché? Perché basta leggere il cartello per capire bene se ci sono le edilizie o non ci sono le edilizie. Leggendo il cartello tutti i cittadini potranno capire che l'interesse della industria edilizia crotonese è molto forte su questo sito.
Ma come è forte l'interesse giustamente del privato che vorrebbe realizzare un bellissimo palazzo a 6 piani, a 5 piani e destinarlo per le proprie attività private, deve essere ancora più forte l'iniziativa del comitato di quartiere della Marina, dei commercianti del lungomare di Crotone, dei pescatori della città di Crotone. Dovrebbero essere loro a mobilitarsi perché questa zona diventi quello che tu hai detto, cioè un'area, un grande attrattore nella realtà crotonese e nel quartiere Marina, che riqualifichi. Dopo che, guarda, abbiamo di fronte a noi tutte queste case, quando proprio lì, non è molto complicato, arrivava una nave della Pertusola, dovevano non chiudere le finestre, ma mettersi proprio un muro di mattoni, perché hanno subito un inquinamento così grave e così feroce e così impressionante, pagato anche in termini di vita umana, che ora avrebbero veramente il diritto di vedersi un altro paesaggio, di vedersi un'altra zona qualificata e di vedere soprattutto le loro sostanze, cioè la proprietà immobiliare del quartiere Marina, valorizzata, non a favore del piccolo o solito o grande speculatore, ma tutta la proprietà delle famiglie che abitano qui in zona Marina, rivalorizzata da un grande attrattore turistico-culturale che può diventare questa piazza che ha proprio il nome dell'alfabeto A, B, C. Quello che ribadiamo come si chiamava una volta. E dicevamo che lì c'è un comitato, praticamente una commission, che sta cercando di decidere a tutti i costi, stanno stringendo, quindi fanno quadrato intorno al sindaco, perché loro devono metterci l'opa su tutto, ovviamente con i nostri soldi, loro costruiscono e noi paghiamo con fondi pubblici, stanno mettendo le mani sul PNRR proprio ad ogni costo, praticamente stanno facendo un assalto alla diligenza come non mai, perché non hanno il filtro dei partiti, hanno soltanto lui, quindi possono fare decidere il bello e il cattivo tempo. E poi più siamo qui, vedete alle nostre spalle, praticamente c'è la legata del Carnival Race, sul quale lui ci ha messo ovviamente il cappello, lui e Luca Bossi, ma non c'entro niente, perché è la regione Calabria praticamente che ha organizzato insieme alla Piper e al Club Velico di Crotone. Loro hanno messo semplicemente, si sono sparati la posa, ma ricordatevi che il comune di Crotone non c'è né dalla porta né dalla finestra, si sono fatti soltanto i selfie, chiaro? Quindi non lo so come si chiama Calabria, l'ha organizzata la nuova giunta Occhiuto, una serie di interventi economici a sostegno di manifestazioni come questa, ma è stridente, perché dall'altra parte in giorno e notte stanno succhiando il midollo e ovviamente quei 4 soldi che ancora non si vedono, Vito. Ma tu hai fatto giusto accenno alla regione Calabria, perché qui i problemi diventano complicati, cominciamo a vedere le omissioni. Io mi riferisco all'onorevole Occhiuto, Roberto Occhiuto, l'onorevole Roberto Occhiuto, che ha qui dei presidi e che sono presidi importanti, cioè persone e uffici che vivono la realtà crotonese direttamente come noi. E l'onorevole Roberto Chiuso non può sottrarsi da quello che sta avvenendo sul porto di Crotone con questo primo banalissimo intervento di ripulitura urbana che si sta effettuando. Non può sottrarsi il presidente della regione Calabria, perché qui siamo in presenza di un porto che non ha un piano regolatore portuale, di un'amministrazione comunale che non ha fatto un piano strategico urbanistico per questa zona, e siamo in presenza del fatto che tutti i cittadini vedono questa autentica vergogna dopo decenni che è rimasta in questo stato. Dunque, questo per dire che la regione Calabria qui è parte in causa. Non c'entra solo il comune di Crotone, ma c'entra il comune di Crotone, c'entra la regione Calabria, c'entra l'autorità portuale di Gioia Tauro, c'entra la provincia di Crotone, c'entra il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, abbiamo cioè varie figure, c'entra anche il Ministero del Mare, anche il Ministero Musumeci, perché qui abbiamo la presenza della Guardia Costiera, anche il Ministero del Mare. Che cosa significa questo? Che ovviamente sovraintende a tutte quelle che sono le attività della portualità giornaliera, quotidiana e periodica. Questo che cosa significa?
che per intervenire su una pietra, su un mattone, su una demolizione del porto ci vuole un accordo di programma, ci vuole un tavolo permanente. E dov'è questo tavolo permanente? Cosa ha detto il sindaco? Cosa ha fatto il sindaco per ridurre tutto questo ad una scia? Questo qui è stato ridotto ad un intervento banale come una scia, quando qui siamo sul punto di connessione. Non sappiamo ancora di chi è proprietà, ma io sono convinto che è di proprietà dei crotonesi e rivendico la proprietà dei crotonesi, in cui si connette il vecchio porto con il nuovo porto. È un'area che non è stata strutturata, anzi è stata destrutturata dalla fine delle attività industriali, e che ora richiede di essere restituita alla città e di essere una dotazione importante, perché durante l'estate la gente abbia la grande opportunità di sfruttare questo attrattore turistico mondiale, oserei dire. Queste cose qui si vedono negli Stati Uniti, si vedono sulla Costa Azzurra, e noi li teniamo ridotti in questo modo. Quanto valgono al metro quadrato questi 17.000 euro? Questa è la domanda che io rivolgo al sindaco. La rivolgo con la chiarezza che io sarò un suo sfidante alle prossime elezioni comunali, mi presenterò contro di lui candidato a sindaco e a favore dei crotonesi candidato a sindaco, per un semplicissimo motivo: perché sono convinto che il porto debba ritornare ai crotonesi e che il governo, con il ministro del mare e con il ministro delle infrastrutture, disporrà, ne sono certo e ne sono sicuro, di trasformare Crotone nell'autorità portuale del Mar Ionio calabrese. Allora, vi ricordo che la mattina che hanno annunciato le montagne d'oro di 5 milioni di euro, che erano pullman che ancora devono partire, ma partiranno l'anno prossimo. Le persone adesso erano contenti, ho assistito inorridito alla felicità delle mamme, perché c'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha organizzato il Carnival Race, ci hanno fatto l'anno a burrate, e i vostri figli non possono andare nemmeno a scuola. Ma vi rendete conto che vi usano come praticamente come vogliono loro, come pupazzi? Ma rendetevi, doveste vergognare le mamme che avete elogiato questa ridicola iniziativa del Comune di Crotone, che non c'entra niente con questo. Nel giorno che annunciavano i 5 milioni, che non ci sono ancora, guarda caso Eni tirava fuori il parco eolico offshore. Vedete quante piattaforme ci sono qui a prendere d'occhio? Vedete, una a sinistra, una qui, un'altra lì, un'altra poi ci sono, e questa qui che si è aggiunta. E in più ci vogliono mettere le paleoliche, e niente soldi ancora. Cioè, ancora le stanno prendendo per i fondelli, si stanno inzuppando il pane, vedi? No, quello che voglio dire è che in tutto il mondo Greenpeace, il WWF e tutte le più grandi, Stop Ecocide, eccetera eccetera, si mobilitano contro queste mostruosità, le mostruosità che stiamo vedendo, che distruggeranno Crotone. Quel mostro che noi vediamo adesso di fronte a noi è posto di fronte all'area Casarossa. L'area Casarossa sprofonderà completamente, hai voglia che ne diranno, ma fra poco vedranno le crepe. E come le vedranno le crepe sui loro appartamenti, bei appartamenti che si affacciano sul mare e hanno la trivella vista giorno e anche vista notte. Il problema vero è che nella città di Crotone e nella Calabria tutte queste sigle cosiddette ambientaliste sono completamente in silenzio, e poi si urtano pure se qualcuno cerca di svegliarli. Che cosa hanno detto le organizzazioni pseudoambientaliste che ci sono nella nostra città su questa trivella? Quanto CO2 produce questa trivella? Cioè, qual è il danno ambientale che produce in maniera invisibile una dotazione come questa? Questo è il cubilo. Questa è la Pertusola messa in mezzo al mare degli dèi, cioè il mare degli dèi ha adesso una bella Pertusola di fronte, e tutti quanti la mattina, tutti noi crotonesi, quando andiamo a fare le belle fotografie del mare, del lungomare, facciamo attenzione a non inquadrare questo mostro non marino, ma un mostro inquinante industriale che produce CO2 con impatti notevoli sulla salute di tutti i cittadini di Crotone e del Crotonese. Nel silenzio delle organizzazioni ambientaliste, delle consulte ambientali farlocche che vengono realizzate al solo fine di produrre qualche effetto mediatico dal sindaco o da chi per lui, invece noi vorremmo sentire dal sindaco
sindaco ex ambientalista, colui che aveva fatto le grandi battaglie per il Dell'Eni fino al momento in cui non è stato eletto sindaco, che cosa dobbiamo fare di fronte a questa porcheria che lui ha realizzato? Una porcheria che ha tutta una connessione, anche perché, lasciami dire adesso questo, tu ogni tanto intervisti l'ex sindaco di Crotone Pugliese, voce, vada a leggersi quello che è successo in questi giorni, cioè che la Corte dei Conti ha prosciolto Pugliese da ogni colpa sulla piscina. La sua illegittimità morale al ruolo che svolge oggi è in diretta connessione con la giustizia fatta nei confronti di Pugliese. E lo dico io che sono stato uno che mi sono opposto a Pugliese e che ho criticato aspramente a Pugliese. Ne faccio ammenda e dico ad Ugo, ben venga il fatto che la Corte dei Conti ha riconosciuto che tu non hai alcuna colpa nella cattiva gestione che ti era stata imputata e che questo sia prodromico anche al pieno rispetto della legalità e della giustizia che sono certo ti verrà riconosciuto. Ma una volta riconosciuta la giustizia a Ugo Pugliese, che è stato in un qualche modo costretto, non in un qualche modo, in modo evidente costretto, secondo le stesse parole dell'attuale sindaco, ad abbandonare la carica di sindaco, viene delegittimato moralmente Enzo Voce. Enzo Voce è un sindaco che è nato sull'onda, no, dell'attacco di ogni genere, dell'attacco della magistratura e di altri nei confronti del sindaco pugliese. Allora questo voglio dire, che qui le cose sono complicate e che quando bisogna agire non si può fare un cartello come ha fatto il comune di Crotone, in cui non si dice chi è il responsabile del procedimento, in cui non si dice che quali sono le iniziative che devono essere propedeuticamente prese affinché questa area venga restituita alla collettività e alla città di Crotone. Si faccia chiarezza, perché gli atti non sono trasparenti, così come è opaco e ambiguo quel cartello che oggi annuncia finalmente un'opera che era attesa da almeno 20 anni. Allora, per quella lì è una decisione, ti ripeto, alla Commission, perché vogliono mettere le mani sui PNRR dappertutto, vogliono commissariare. E quindi quando qui si aspetta cosiddetta mafia, quella che già dice qua a Lupare ero basco, non esiste più, insomma, questi si sono già introdotti lì dentro, stanno cercando di calamitare tutto quanto, divorare tutto quanto, e bisogna stare molto attenti. Giustamente dicevi tu di Ugo Pugliese, che me l'aveva scritto, anticipato, poi non ho più ricevuto il suo comunicato, proprio perché la Corte dei Conti l'ha prosciolto. Io già lo sapevo in qualche modo da un mesetto, non per segreto d'ufficio, ma per fonti bene attendibili, e questo è un dato preciso. Significa che quello che è stato creato intorno alla piscina, diciamo, comunale, è stato un fatto proprio per tirare fuori e rimescolare le carte. Significa che ci sono volontà molto forti, e qui i servizi segreti, quando intendono che le cose vadano in un certo modo a Crotone, vanno. Non a caso in tutto il circondario fermentano operazioni di polizia giudiziaria della DDA. Qui sembra tutto tacere, sembra che quasi Reykjavik, la capitale dell'Islanda che cito sempre. No, bisogna anche dire che se non ci sono responsabilità di danno erariale da parte dell'ex sindaco pugliese, bisogna anche connettere questa non responsabilità e questa pacifica attività che il sindaco svolgeva secondo le regole, bisogna collegarla esattamente a quello che è successo dopo con una commissaria prefettizia, i cui atti dovrebbero passare invece allo screening da parte delle autorità pubbliche e delle autorità di giustizia, a partire dal Palamilone, come sa bene Fabrizio Meo e come sanno bene tutte le altre iniziative sportive che sono state colpite e ferite dal suo atteggiamento. Bisogna passare invece allo screening tutti gli atti della commissaria prefettizia Tiziana, non so come si chiama, Costantino, la Tiziana Costantino, che ha tirato la volata, anche ha organizzato, si potrebbe dire, il tifo nei confronti di Enzo Voce. E su questo noi lo ribadiamo, bisogna fare chiarezza, perché è oscuro il modo con cui Enzo Voce dalla sera alla mattina sia improvvisamente diventato detentore, secondo lui per una proprietà, di ben 16.000 voti in una città a rischio come la nostra.
PNRR, tu hai detto, ancora il comune non ha realizzato l'osservatorio anti-ndrangheta. Si faccia immediatamente, come in ogni parte d'Italia si sta sviluppando un osservatorio anti-ndrangheta comunale che sia di monitoraggio su tutte le azioni e le iniziative del PNRR, comprese quelle che il comune ha già fatto, cioè i consiglieri comunali dicano al sindaco che bisogna subito creare un osservatorio anti-ndrangheta in funzione PNRR per non fare entrare la 'ndrangheta nelle istituzioni. Vabbè, c'è un'altra consulta tipo giovani marmotte, non ci ha messo la Gendari. No, bisogna vedere. Pratica, gli amici dei cani che non so che cosa se praticamente possono. Ma questo argomento si gioca. Vabbè, ma lui le crea così a caso, non è che c'è un problema. Di un osservatorio. Un osservatorio significa che bisognerà fare un bando. L'osservatorio richiede che le associazioni preposte, a partire da Libera, eccetera, siano convocate, che tutti coloro che sono stati feriti dalla mafia, penso a Dodò, penso anche ad altri che sono stati tanti, che sono stati feriti dalla mafia, abbiano una concorrenza per fare in modo che la 'ndrangheta non entri nelle istituzioni e che la 'ndrangheta venga messa fuori dalla città di Crotone e dal nostro territorio. No, ci sono i bird watching praticamente per gli osservatori. Vabbè, quello per vedere gli uccelli rari. E dunque questo è il punto, questo è un luogo che è fondamentale perché qui cambia proprio tutta la struttura turistica della nostra città, può cambiare se questo volano, no, viene trasformato in una grande, o quando tu parli dell'idea di realizzare tanto agognata, tutti ricordano, i giornalisti di ieri e di oggi ricordano il grande impresario Pegna che venne a Crotone perché voleva far venire Lucio Dalla. Poi è successo che Lucio Dalla è andato al porto di Gioia Tauro, in un luogo per eccellenza, un posto bruttissimo. E certo, se fosse stato a Crotone sarebbe stato completamente diverso, ma poi, come tu pensai, è venuto a Capocolonna e ha parlato con i delfini, anzi ha detto che esiste una lingua a Crotone delfinese, che si chiama delfinese. E appunto di quel testo che ho mandato a cercare in vano, perché sarebbe bello averlo e poterlo esporre lì, perché lì si è ispirato, è rimasto solo un testo, ma è una testimonianza del passaggio di un grande come Lucio Dalla, che era legato qui, veniva spesso anche qui alla cosiddetta Lanternino, quando lui girava un po' nel Mediterraneo con la sua barca, un appassionato di mare, uno molto legato al mare, e in quel testo ha messo proprio, ha parlato di inquinamento e tutto il resto, no? Queste sono testimonianze. Guarda, importantissime. Siamo su un posto bellissimo, cioè questo qui è il waterfront sul più bel orizzonte del Mediterraneo. È un bellissimo orizzonte perché si vede, come a me è stato detto da un grande scrittore che era La Capria, perché qui si vede la circolarità dell'orizzonte. Questa orizzonte non è una linea retta, ma è una semisfera e una curva. E da qui nasce la geometria, da qui nasce Pitagora, da qui nasce il mio appello agli architetti, agli ingegneri ambientalisti, agli ambientalisti, perché questo luogo, questo ABC, simbolo dell'inquinamento, si trasformi invece in una parte green importantissima. Si trasformi cioè nel vessillo verde, nella nostra bandiera blu che possiamo issare veramente alla grande. Perfetto, io ringrazio l'amico Vito Barresi, noi siamo stati qui in un posto bellissimo. Effettivamente, se voi ci venite potrete notare che è una curva, praticamente una curvatura qui all'orizzonte che ci caratterizza. Dobbiamo rivalorizzare, dobbiamo ridare vita. Prendiamoci noi crotonesi questo posto, non lasciamolo a questi mattonali falliti, sciacalli che siedono al comune dalla mattina alla sera e che vogliono con i soldi nostri ancora una volta deturpare e cacciare via i crotonesi da questa città. Grazie e buon pomeriggio.